una giornata no, gioia, sono due bene benvenuti a tutti oggi siamo un po pochi qua ce ne dovrebbero essere parecchi che seguono da casa io non faccio altro che ricordarvi L'obiettivo di questo seminario che sarà tenuto la professoressa Taglioli è cioè che il nostro Senato accademico ha deciso che era opportuno organizzare delle iniziative per sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza, perché come sapete questi seminari sono aperti anche all'esterno, attraverso appunto una serie di seminari che toccassero i diversi aspetti legati a quella che è la guerra in Ucraina. Oggi parleremo prevalentemente di ripercussioni economiche e commerciali. Vi ricordo che la prossima settimana avremo altri due seminari che saranno centrati, al momento non ricordo le date e gli orari precisi, ma sono sul sito dell'Ateneo, saranno centrati i prossimi due seminari sul problema dei rifugiati, ospitalità e cosa fare nei confronti di più di due milioni di persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case. Ricordo anche che siamo anche in connessione con le, con le aule delle altre facoltà del nostro Ateneo, quindi saluto anche gli studenti nelle altre aule, oltre che tutti gli studenti a casa. Lascio la parola a Alessia Loturco. Grazie, buongiorno per essere intervenuti qui in presenza e anche online, vedo che ci sono numerosi partecipanti. Eh, sono molto contenta di avere qui oggi eh, Lucia, la professoressa D'Aglioli, eh, ordinaria di politica economica al Politecnico di Milano. Lucia ha una vasta e profonda esperienza sui temi del commercio internazionale, poiché ha lavorato diffusamente nel, nella sua ricerca, nell'ambito della sua ricerca, appunto, sulle te tematiche connesse alle eh, catene globali del valore. Quello che appunto noi possiamo fare come università, a proposito di questo conflitto, è riflettere sulle cause, e sulle conseguenze di questo conflitto partendo da ciò che conosciamo e che nella fattispecie sono appunto i temi economici e quindi quello che chiedo a Lucia oggi e poi le lascio subito la parola è di aiutarci a comprendere un po' qual è la situazione economica della Russia, quali sono le relazioni economiche tra Russia e Unione Europea e le chiedo anche di darci un po' una prospettiva un po' di medio-lungo termine su cosa cambierà nel contesto del commercio globale e nel contesto delle catene globali del valore. Ti lascio la parola. Grazie, Lucia. Grazie a te, Alessia. Grazie mille. Eh, grazie ad Alessia Loturco, amica da lungo tempo, e al presidente Stafolani per questo invito. Uh, mi fa molto piacere avere occasione di uh, condividere un'analisi. Un che come ha già detto Alessia sarà di taglio soprattutto economico su una vicenda che ovviamente ha un sacco di implicazioni eh, umane, umanitarie, eh, sociali, di relazioni di politica internazionale che sono anche eh, altrettanto o più importanti degli aspetti economici. Però eh, credo che sia anche utile ragionare dal punto di vista della prospettiva economica perché come vedrete... Quello che io eh, cercherò di dimostrare è che esistono anche, forse non sono quelle prioritarie, ma anche delle ragioni economiche alla base del conflitto che da quasi un mese oramai è scoppiato in Europa di fatto e quali possono essere le conseguenze appunto. Condivido la presentazione. Qui e eh, appunto eh, possiamo subito iniziare. Lucia, scusa un attimo. Chi volesse far, porre delle domande eh, tramite Zoom c'è la piattaforma eh, domande e risposte in cui potete interagire. Grazie. Allora, eh, credo che ehm, si sia discusso da molti punti di vista sulle ragioni di questo conflitto, come dicevo, io credo che ci sia anche un aspetto economico di cui tenere conto, che non è tanto direttamente la questione dell'approvvigionamento di risorse energetiche o quant'altro, ma è l'indebolimento oramai strutturale da diversi anni della posizione della Russia nello scenario mondiale e nello scenario europeo. Eh, noi eh, sappiamo che la Russia storicamente ha voluto giocare il ruolo da superpotenza, sicuramente fino a, a quando esisteva l'Unione Sovietica, e che ha molto sofferto di questa perdita di status di uno degli attori principali sullo scacchiere mondiale. Sempre di più oggi, in presenza della cosiddetta globalizzazione, lo status di essere una superpotenza si gioca anche sul piano economico, almeno quanto, se non più, di quello uh, militare e politico. E uh, da questo punto di vista la Russia... Oramai da diversi anni ha uh, perso posizioni e quindi credo che questo sia uno degli aspetti che ha aumentato le tensioni che hanno portato poi inevitabilmente allo scoppio del conflitto. In particolare, quello che vedete nel grafico che sto mostrando è il uh, PIL pro capite misurato a parità di poteri d'acquisto, quindi tenendo conto delle differenziali nei livelli dei prezzi. Tra l'Unione Europea nel suo complesso e una serie di paesi che facevano parte della sfera di dell influenza dell'Unione Sovietica, ma che sono entrati a far parte oramai da più di un decennio, eh, quasi da due decenni per alcuni, dell'Unione Europea. E vedete che, con l'unica eccezione della Bulgaria, i paesi dell'ex blocco sovietico presentano tutti un indicatore, solo uno dei possibili, ma un indicatore del tenore di vita dei loro abitanti che è superiore a quello della Russia. Eh, questo appunto a confermare il fatto che delle economie che hanno una storia passata nello scorso secolo che li ha visti procedere in modo parallelo e in generale vedevano molte di queste economie, sicuramente la Romania, sicuramente la Slovenia, Uh, trascinati dall'Unione Sovietica, si trovano ad essere adesso in una posizione di vantaggio rispetto a questa. In particolare, vedete, la Repubblica Ceca ha oramai un livello di, di reddito pro capite, uh, che è in termini di potere d'acquisto, molto vicino alla media dell'Unione Europea. Questo, invece, appunto non accade per uh, l'Unione uh, per l'ex Unione Sovietica, cioè per la Russia. E, e questa, questa differenza è sicuramente qualcosa che pesa a, alla, alla condizione, a, eh, della, alla condizione alla posizione, sulla posizione geopolitica generale della Russia. Infatti, eh, questa è una cosa che ho sentito dire in questi giorni, in altri dibattiti che mi è capitato di eh, sentire, anche da vari esponenti della Commissione europea così via. Questa è una guerra che. È anche di sicuro una guerra ideologica, ma non una guerra ideologica da ventesimo secolo. È una guerra ideologica sul uh, modo, sul modello di. Um, paese e il modello economico che assicura un certo livello di benessere agli abitanti di un certo paese. Di fatto, anche nei regimi autoritari garantire un livello adeguato di benessere dei cittadini conta, che ci piaccia o no, ma conta per mantenere il potere. E qual è il modello che finora è risultato essere più uh, um, favorevole ad aumentare il benessere dei cittadini? L'Unione Europea ha dimostrato di offrire un modello vincente rispetto a quello della Russia in termini di pura attrattività economica, con tutti i limiti e i problemi che noi riconosciamo all'organizzazione dell'Unione Europea, all'organizzazione delle cosiddette economie occidentali, ma in termini di standard di vita, per il momento, questo sembra il modello vincente. Quindi in questo senso abbiamo uno scontro tra modelli economici, se vogliamo, che sono molto diversi tra di loro e che eh, sembrano avere portato a risultati diversi. Infatti, se voi vedete non solo in termini di livelli attuali, qual è stato il percorso di crescita delle economie che erano economie pianificate, economie centralizzate, fino a quasi alla fine del secolo scorso e che sono invece entrate poi nell'Unione Europea, vedete che una serie di paesi che sono entrati nell'Unione Europea, come dicevo, quasi vent'anni fa, negli ultimi eh, anni hanno avuto dei tassi di crescita in generale molto superiori a quelli della Russia, che è quella indicata con la linea rossa. Questo nonostante, e questo per certi versi è un po' sorprendente, nonostante la Russia avesse una serie di condizioni economiche estremamente favorevoli. Prima di tutto, ovviamente, l'abbondanza di materie prime, in particolare di risorse energetiche, su cui poteva basare il proprio sviluppo. Un uh, livello di scolarizzazione e di formazione della, della propria popolazione molto elevato, molto più elevato di molti paesi emergenti con uh, redditi equiparabili, eh, nonostante la prossimità geografica. Al mercato più grande e ricco del mondo, cioè quello dell'Unione Europea, e la prossimità geografica all'area più forte sviluppo, la Cina. Quindi una serie di fattori che sulla carta sembravano promettere benissimo per lo sviluppo di un'economia forte e robusta. Cosa che non è avvenuta, appunto. E l'andamento dei dati sul reddito pro capite e sui tassi di crescita del reddito pro capite, sembrano proprio appunto confermare questo tipo di tendenza. Che cosa è successo? Questa è una cosa che in economia conosciamo in realtà oramai da molto tempo. È una forma del cosiddetto Dutch disease, la maledizione di avere uno sviluppo totalmente centrato sulle materie prime, che fa sì che un sistema economico sia in realtà apparentemente protetto apparentemente forte proprio in virtù di questa disponibilità e abbondanza di materie prime, ma si trova in realtà ad essere molto esposto alla volatilità dei prezzi alla volatilità dei mercati, all'incapacità di sviluppare o, o diciamo alla mancanza di incentivi per meglio dire di sviluppare dei settori manifatturieri tecnologici alternativi a quello delle materie prime. Questo è un problema che diversi paesi in via di sviluppo e diversi paesi emergenti hanno riscontrato e sembra ritrovarsi... Anche nel caso della Russia, soprattutto se noi la confrontiamo appunto con paesi che hanno una storia economica simile e che hanno mostrato di avere avuto uno sviluppo molto diverso, è interessante anche fare un confronto tra Russia e Cina, la Cina è un paese molto più povero della Russia sicuramente in termini di reddito pro capite sicuramente da molti aspetti per molti aspetti ma la Cina al contrario della Russia ha saputo sfruttare molto a suo vantaggio la globalizzazione e la trasformazione dei mercati mondiali voi vedete che nel grafico di destra che è qui riportato abbiamo fatto 100 nell'anno iniziale il livello del reddito pro capite eh, dei due paesi, Russia e Cina, la Cina appunto parte da un livello inferiore ma normalizzando entrambi a 100, vedete che la Cina ha avuto un tasso di crescita estremamente più rapido e ha avuto eh, soprattutto la capacità di sfruttare in modo eh, notevole il suo ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel 2001. L'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio della Cina nel 2001 ha aperto alla Cina le porte di molti mercati e ha reso possibile uh, la trasformazione della Cina nel primo esportatore mondiale. La Russia ha voluto imitare in qualche modo la Cina perché ha negoziato il suo ingresso nell'Organizzazione nell Mondiale del Commercio che è avvenuto però poi solo nel 2012, ma come vedete dal grafico l'impatto di questo cambiamento sull'andamento dell'economia russa è praticamente trascurabile ha continuato, nonostante questo cambiamento, a basare una grande parte del suo sviluppo proprio sull'approvvigionamento ehm, e la vendita di materie prime e in particolare di combustibili fossili, senza godere, pur, ripeto, avendo sulla carta teoricamente una possibilità di sviluppo analoga, se non maggiore, di quella cinese. Siamo forse appunto in presenza del cosi, della cosiddetta maledizione appunto della, del possesso di materie prime che è sicuramente legato a un problema di debolezza istituzionale. Perché un paese sia in grado di beneficiare dello sviluppo potenziale che l'apertura dei mercati esteri gli offre deve avere un sistema di incentivi che incoraggia appunto le imprese a a esportare di più, diventare competitivi sui mercati internazionali e così via. Eh, questo in Russia sicuramente non è avvenuto, tant'è che quello che noi osserviamo è che Uh, parlare della Russia come di una potenza economica è assolutamente sbagliato. Questa è una rappresentazione diversa ma degli stessi concetti che ho appena espresso, in cui rappresentiamo la rete degli scambi mondiali, in cui la dimensione di ogni... Uh, pallino, ogni pallino è un paese e la dimensione di ogni pallino rappresenta la forza dei suoi legami con il resto del mondo espressa dalla quantità di scambi, esportazioni e importazioni che il paese ha con il resto del mondo e, uh, dalla, um, nel grafico di destra, dalla centralità. Che il paese ha in questo sistema di scambi. Questa figura, di cui ringrazio due miei tesisti, è stata prodotta usando un algoritmo che identifica i colori dei diversi paesi appartenendo che appartengono a diverse comunità nel sistema degli scambi mondiali e che mette al centro appunto i paesi più centrali. E voi vedete che da questi grafici quello che si evince è che la Russia è strettamente legata all'Unione Europea, ai paesi europei, fa parte della comunità economica dei paesi europei dal punto di vista degli scambi ma ha un peso come indicato dalla dimensione del del nodo della rete che la rappresenta molto piccola non è sicuramente una delle potenze economiche mondiali in questo momento. Ehm che cosa implica questo in particolare per i rapporti tra la Russia e l'Unione Europea? Abbiamo detto che dal punto di vista dell'analisi del sistema di scambi c'è uno stretto legame. La Russia appartiene alla comunità definita nel senso di analisi delle reti, comunità degli scambi eh, dell'Unione Europea, ma è appunto al traino eh, di altri paesi, ha una centralità molto minore, per esempio, di quella della Germania che ha però una dimensione economica decisamente più piccola apparentemente, ha una popolazione molto più piccola la Germania e non parliamo dell'Italia ancora più piccola come dimensione, ma nonostante questo appunto la centralità della Russia risulta essere inferiore. Che cosa implica questo nei rapporti appunto economici tra l'Unione Europea e la Russia. Vediamo che effettivamente guardando ai dati in una rappresentazione più tradizionale, oltre la metà delle esportazioni russe è diretta verso l'Unione Europea e nell'ambito dell'Unione Europea la parte preponderante è eh, verso la Germania, seguita poi dall'Italia e da altri eh, e da altri paesi. Vediamo che la Russia ha altri partner importanti, anche se sicuramente meno rispetto all'Unione Europea. La Cina ha un ruolo rilevante negli scambi della, della Russia, la Turchia ha un ruolo che può sembrare sorprendentemente elevato negli scambi della Russia, molto più marginale rispetto a quello di altri paesi invece è il ruolo eh, degli Stati Uniti. Ma questi scambi appunto sono fortemente asimmetrici perché se da un lato appunto l'Unione Europea è un mercato di sbocco fondamentale per la Russia, non è affatto vero il contrario. La Russia pesa molto molto meno negli scambi dell'Unione Europea, circa il 7% e oltre a questo ritorniamo al problema che già accennavo, ovvero che uh, mentre la Russia esporta verso l'Unione Europea sostanzialmente materie prime in, in primo luogo appunto eh, combustibili fossili, riceve dall'Unione Europea per oltre l'85% beni manufatti. Quindi abbiamo una forte asimmetria in questa relazione da un lato sia legata al peso reciproco che le due aree Um, a, rivestono una per l'altra, sia legata alla tipologia di scambi. Allora, eh, questo viene confermato, peraltro, se noi guardiamo qui ho, ho solo per fare un esempio, all'andamento degli scambi tra la Russia e i due principali partner della Russia o tra i principali partner della Russia nell'ambito dell'Unione Europea. La Germania l'Italia e qui ho riportato l'andamento degli scambi totali delle esportazioni totali della Russia verso Germania e verso Italia e gli scambi solo di combustibili fossili come vedete le linee si seguono molto da vicino mh? proprio perché eh, la componente principale dell'export russo è proprio data da questo ma qual è l'ulteriore problema appunto di questa simmetria vi voglio sottolineare questo trend decrescente. Mi è capitato di sentire dire da commentatori, secondo me poco informati, che la Russia però è importante, ha un PIL robusto perché ha le materie prime energetiche. Beh, questa invece è proprio la debolezza. Questo trend è decrescente non per caso, ma per una serie di fattori, su questo tornerò tra poco. Eh, la dipendenza energetica di tutti i paesi europei è in diminuzione da tutti i punti di vista. Le materie prime energetiche non solo tipicamente hanno un andamento dei prezzi estremamente volatili. Noi abbiamo passato periodi in cui ci sembra difficile ricordarcelo adesso, ma in cui il petrolio costava intorno ai 20 dollari al barile. Eh, se i prezzi scendono così tanto, un'economia come quella russa va in default. Okay? Quindi è veramente in balia dei della, della movimenti di mercati che non è assolutamente in grado di controllare. Quindi io credo che questo insieme di debolezze sia una delle ragioni che ha portato all'acerbarsi delle tensioni. Non è tanto la dichiarazione dell'Ucraina di volere forse entrare nella NATO, che la Russia ha percepito come una minaccia, ma il fatto che l'Ucraina volesse seguire un modello economico occidentale dell'Unione Europea piuttosto che il modello economico su cui, basata, uh, su cui si è basato lo sviluppo della Russia. Questo credo sia stato percepito come una vera minaccia. La NATO può bombardare se volesse, speriamo che questo non avvenga mai ovviamente, la Russia anche da dove è già, dalla Polonia o eh, dall'Ungheria che già fanno parte della Nato. Ma quello che è molto difficile controllare è la scelta dell'Ucraina eh, dell di alimentare i suoi scambi con l'Unione Europea piuttosto che con la Russia. E quindi questo probabilmente è stato percepito come una minaccia veramente seria al, allo sviluppo della Russia. Passiamo un attimo alle conseguenze che stiamo osservando però della situazione attuale. Allora, la prima cosa di cui si sta molto parlando ovviamente è lo shock sui prezzi che stiamo osservando. Questo può apparire in contraddizione con quello che io ho appena detto, cioè... Uh, la, il fatto di basare il proprio sviluppo economico, le proprie esportazioni su uh, petrolio e gas soprattutto, uh, sembra essere un punto di forza della Russia e l'influenza che il conflitto sta avendo sui prezzi di queste materie prime sembra esserne la conferma. Uh, a un'analisi più attenta, io non sono convinta che sia così per due ragioni. Uh, la volatilità estrema dei prezzi è confermata. Se voi la osservate da vicino, giorno per giorno, bastano notizie di un cambiamento eh, nelle possibilità di avere un accordo piuttosto che dichiarazioni da parte dell'Unione Europea o degli Stati Uniti sulle politiche di approvvigionamento per far fluttuare moltissimo i prezzi. A conferma ancora una volta che questi non sono affatto sotto il controllo della Russia. Il prezzo per le tensioni che stiamo vivendo, il prezzo del petrolio è schizzato oltre i 120 dollari al barile qualche giorno fa, ma è già ridisceso sotto i 100. Stiamo parlando di fluttuazioni di prezzo e quindi di introiti per la Russia del 20%, non quindi di... Mh, variazioni uh, trascurabili come ordine di grandezza. Il prezzo del gas, come vedete, che pure si è impennato, non ha neppure raggiunto dei livelli ben più alti che sono stati raggiunti nella fase di ripresa dello scorso anno, in cui era la domanda di gas per la ripresa economica che dettava i prezzi. Quindi sicuramente stiamo vivendo con conseguenze molto negative. Uno shock eh, sui prezzi di queste materie prime, ma quanto questo possa veramente beneficiare la Russia e quanto questo possa avere un'influenza a medio-lungo termine sull'economia russa è estremamente dubbio. Ci sono altre materie prime che hanno risentito di queste tensioni. Uh, la Russia è anche un forte esportatore di alcuni metalli importanti nella produzione industriale come nickel e cobalto e uh, come sappiamo sia la Russia che l'Ucraina sono forti esportatori di grano uh, e anche in questi, in questi mercati noi abbiamo registrato degli aumenti di prezzi sostanziali. Anche qui però uh, le dimensioni del fenomeno non sono tali da rassicurare sulla tenuta dell'economia uh, dell russa e da molti punti di vista appaiono soprattutto come dei fenomeni di tipo speculativo. Quindi uh, i benefici per la Russia di questo andamento sono al più, credo, transitori. I costi per gli altri e in particolare i costi per l'Unione Europea di queste tensioni sui prezzi, quali sono? Allora, sicuramente eh, abbiamo una situazione che è abbastanza diversificata tra i diversi paesi europei e eh, deve essere studiata con una certa attenzione perché occorre tenere in considerazione diversi fattori. È stato detto e ricordato varie volte che appunto la Germania sembra essere il paese più esposto perché è quella che importa di più dalla Russia. Questo grafico ci conferma appunto questo dato. Ma in realtà la situazione va osservata con una grande attenzione perché occorre tenere conto simultaneamente di almeno due fattori. Quanto si importano petrolio e gas soprattutto dalla Russia? e quanto contano gas e petrolio nel totale del, del fabbisogno energetico dei paesi. Uh, voi vedete che appunto c'è un paese, per esempio la Finlandia, che importa tutto il suo gas dalla Russia, però usa gas solo per il 3% del proprio fabbisogno energetico. Quindi, se uno guarda solo a una delle informazioni, sembra che la dipendenza della Finlandia dalla Russia sia altissima. In realtà, non è affatto così, perché la Finlandia ha una diversificazione dal punto di vista della tipologia delle fonti di energia è estremamente elevata. E differenze di questo genere noi le vediamo anche tra altri paesi europei. La Francia, come vedete, usa relativamente poco gas nella sua produzione di energia, come sappiamo la Francia ha le centrali nucleari, la Germania usa ancora il carbone. Quindi limitarsi a guardare quanto si importa dalla Russia è sicuramente un'informazione insufficiente, per valutare il complesso della dipendenza energetica, certo è che è molto importante ricordarsi che tutte le economie eh, avanzate hanno un grande fabbisogno di energia, e quindi questo evidentemente può mettere eh, queste economie in una situazione difficile. Questo è sicuramente in parte vero nel breve periodo. È stato fatto uno studio appena pubblicato da un gruppo di economisti tedeschi che hanno proprio calcolato quanto costerebbe alla Germania in termini di PIL il blocco completo delle importazioni di fonti energetiche dalla Russia. Quindi se il conflitto si esacerbasse al punto da interrompere qualsiasi relazione economica oppure se... Uh, appunto la Germania decidesse uh, di, di proprio di tagliare completamente i ponti quanto costerebbe alla Germania staccarsi dalla Russia e la Germania appunto come abbiamo visto è un paese molto coinvolto nello scambio energetico con la Russia allora questo costerebbe tra un minimo secondo questo studio dello 0,5% e il 3% di PIL della Germania Stiamo parlando di tanta roba, eh? perché il PIL tedesco è tanto, 3% di taglio non è una cosa che si possa ridurre a, così, a un piccolo blip. Però è anche importante ricordarci che l'economia tedesca con la crisi pandemica ha rallentato oltre del 4%. Quindi è sicuramente un costo pesante per l'economia tedesca e per l'economia europea in generale. Ma è sostenibile, cioè, se la situazione diventasse così grave da dover isolare completamente la Russia, questo è sostenibile per quanto estremamente costoso. Recentemente, l'ho visto solo stamattina e quindi non l'ho riportato nelle slide. La Banca Centrale Europea ha cercato di produrre delle stime analoghe per l'intera Unione Europea e stima una riduzione della crescita del PIL per il 2022 per l'intera Unione Europea pari allo 0,5%. Non, non casualmente siamo sul limite inferiore del caso tedesco perché la Germania è uno dei paesi più esposti, quindi in media la BCE, la Banca Centrale Europea, stima un taglio dello 0,5% che dovrebbe portare la crescita per il 2022 dell'economia dell'Unione Europea al 3,7% contro oltre il 4% che era stato inizialmente previsto. Quindi stiamo parlando di tanto, di un mezzo punto percentuale di PIL, ma ancora una volta ribadisco sostenibile, okay? in caso questo fosse davvero necessario. Uh, altro aspetto fondamentale dal punto di vista delle conseguenze economiche è il rallentamento degli scambi con la Russia. Uh, una serie di sanzioni sono state messe in atto, io ne ho riportate alcune, non entro nei dettagli di tutti. Una di quelle che credo siano più interessanti è l'ultima che ho riportato qui preso direttamente dal sito della Commissione europea, il fatto che l'Unione europea ha deciso di sospendere nei confronti della Russia lo status cosiddetto di nazione più favorita. Lo status di nazione più favorita è uno status che viene garantito ai membri, membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e fa sì che tutti i paesi siano impegnati a trattare tutti gli altri membri nel miglior modo possibile, ovvero a concedere il livello di dazi più basso possibile, la nazione più favorita. Questo comporta che la Russia per vendere sul mercato europeo al momento ha delle tariffe intorno al 5%. Con la sospensione di questo status di nazione più favorita, le tariffe per i beni russi che entrano sul mercato europeo schizzano ad oltre il 30%, plausibilmente. Quindi un accesso ai mercati esteri molto, molto più difficile. E questo è importante perché è qualcosa che è stato messo in atto non solo dall'Unione Europea, ma da tutta una serie. Di altri paesi. Quindi sta proseguendo questa manovra di isolamento economico della Russia, ancora non è stata tagliato l'approvvigionamento energetico, ma si sta valutando se è possibile farlo. E, e le prime stime sembrano dire che è possibile. Ehm, sta proseguendo l'uscita di una serie di importanti società eh, globali dal mercato russo. Questi sono alcuni dei marchi che hanno dichiarato o hanno già lasciato il mercato russo. Probabilmente avete letto sui giornali delle code fuori da McDonald's prima che McDonald's chiudesse a Mosca, ma questo è probabilmente solo uno degli aspetti più visibili pesa molto di più il taglio, per esempio, di una serie di eh, approvvigionamenti di tipo tecnologico, informatico e infrastrutturale, evidentemente. E sono tante le società che appunto stanno sempre più isolando la Russia. Quindi tutto questo ovviamente colpisce economicamente la Russia, che abbiamo già visto non essere in una situazione di forza. Quindi colpisce pesantemente l'economia russa, ma ovviamente colpisce anche tutte le economie occidentali. Perché se McDonald's chiude a Mosca, vende meno hamburger e fa meno profitti, evidentemente. Eh, se eh, i mh, russi non possono viaggiare in Europa chi offre eh, servizi turistici e conta su una quota di domanda che viene dalla Russia, si troverà a ridurre i propri fatturati. Tutto questo non c'è dubbio che abbia dei costi. Quello che le stime, ancora molto preliminari, visto che siamo appunto a meno di un mese dal conflitto, sembrano mostrare, però, è che tutto questo sembra sostenibile. Che cosa succederà? tra un po', perché questo è l'impatto ad oggi, l'impatto a queste settimane. Quali possono essere gli effetti più a medio o a lungo termine? Intanto eh, è importante distinguere tra quelli che sono appunto effetti puramente temporanei e effetti duraturi nel tempo. Come ho già accennato, credo che l'effetto sui prezzi sia davvero un effetto di breve periodo. Potenzialmente diverso è l'effetto sugli scambi e sui mercati mondiali. Perché ritengo che l'effetto sui prezzi sia di breve periodo? Perché nonostante l'importanza della Russia non è l'unica che esporta eh, petrolio e gas e l'aumento dei prezzi che abbiamo visto, se noi lo osserviamo su un orizzonte temporale più lungo, l'abbiamo già visto, non siamo di fronte a qualcosa che non abbiamo mai sperimentato. Come ho detto dall'inizio della mia presentazione, le fluttuazioni dei prezzi sono forti, sono ampie. Abbiamo già visto sia prezzi del petrolio che prezzi del grano che hanno raggiunto i livelli che stiamo sperimentando e che poi, finita la crisi, sono rientrati. Quindi l'effetto sui prezzi costoso, pesante, perché come tutte le fluttuazioni di prezzi, la ridistribuzione del potere d'acquisto è negativa se non è voluta, pesa soprattutto sulle classi più deboli, a parità di tutto il resto. Quindi non sono conseguenze trascurabili, ma sono conseguenze con opportune politiche economiche gestibili. Eh, gli effetti complessivi di tutto questo sulla Russia, anche questi qui, sono stime molto recenti da valutare fatte appunto sull'onda degli avvenimenti di questo periodo, le stime dell'impatto della volatilità dei prezzi sulla Russia sono molto più pesanti. Perché, come dicevo, eh, nonostante questa impennata temporanea possa aiutare la Russia a incamerare momentaneamente un po' di riserve extra, l'effetto complessivo stimato di questa guerra e delle sanzioni attualmente in atto e della riduzione di domanda che l'aumento dei prezzi sta producendo sull'uso di, di, di combustibili si parla di un ordine di grandezza di una caduta del 10% del PIL russo. quindi un effetto molto, molto più forte di quello che potrebbe sperimentare l'Unione Europea. E infine sul commercio mondiale. Allora, il commercio mondiale è, è una macchina delicata e complicata che quindi risente di, di una serie di avvenimenti che noi osserviamo. Il commercio mondiale aveva appena subito lo shock della pandemia che vedete riportato in questo grafico, che riporta il commercio mondiale di merci, che quindi include manufatti ma anche materie prime e così via. Uh, secondo i dati del WTO c'era stata la caduta legata ai lockdown e alla caduta di domanda della pandemia, una ripresa che l'anno scorso per fortuna si è dimostrata essere più vivace di quanto inizialmente previsto. Uh, le previsioni eh, sono quelle che vedete nella linea tratteggiata arancione, queste erano state fatte. Uh, circa un anno fa, alla fine dell'anno scorso le previsioni sono diventate quelle della linea tratteggiata azzurra. Tuttavia queste previsioni non incorporano, sono della fine del 2021, lo shock della guerra. Quindi il commercio internazionale sembrava essere ritornato molto vicino, queste erano le previsioni del WTO, al suo trend di medio-lungo periodo. Dopodiché è arrivato lo shock pandemico e le previsioni diventano molto più complicate. Sicuramente avremo un effetto, sicuramente l'ottimismo che eh, 4-5 mesi fa il WTO mostrava nelle sue previsioni alla luce della guerra risulta eccessivo, ma ricordo la Russia non è un attore preponderante nel commercio mondiale, nonostante la sua dimensione, nonostante la sua importanza, quindi Uh, questo fa sì che una uh, caduta della, degli scambi con la Russia e della Russia incida in un modo non centrale sul commercio mondiale. Um, uno, degli, uno dei possibili effetti di questa variazione negli scambi è legato al ruolo delle catene globali del valore ovvero a quegli scambi che sono legati alle filiere di produzione che avvengono attraverso più paesi. Anche da questo punto di vista il ruolo della Russia però non è centrale. Questa è una mappa ehm, prodotta dal rapporto della Banca Mondiale dell'anno scorso in cui si mostra il coinvolgimento dei vari paesi nelle catene globali del valore e quello che si osserva è che la Russia ha un coinvolgimento abbastanza limitato, soprattutto perché anche nelle catene globali del valore, e qui ancora voglio contrastarla con il caso cinese, il coinvolgimento della Russia è proprio nell'approvvigionare di materie prime e carburanti, non nella produzione di beni più finali e di manifatture. E questo ancora una volta la mette in una condizione di sostanziale debolezza, soprattutto rispetto anche ad altri paesi emergenti. Vedete che questo viene confermato anche da questa analisi che confronta la partecipazione della Russia e mette a confronto, non entro per ragioni di tempo negli aspetti tecnici, la partecipazione nelle fasi a monte delle catene di produzione e nelle fasi più a valle. A monte vuol dire fornire soprattutto appunto le cose che stanno all'inizio del processo produttivo, quindi prima di tutto materie prime. La Russia ha una posizione molto più avanzata come fornitore di materie prime, quella che viene chiamata nelle catene globali del valore forward participation, e quindi eh, eh, dipende molto dalle politiche di quelli a cui vende. Vedete infatti che eh, se noi andiamo a scomporre il valore aggiunto prodotto in Europa, il totale del valore aggiunto incorporato dalla domanda finale in Europa, la quota che viene di questo valore aggiunto dalla Russia è molto molto piccola, stiamo parlando dell'1%. È su questi dati che si basano le ipotesi di caduta del PIL che abbiamo visto prima. Cioè tagliare completamente i rapporti con la Russia, nello scenario, eh, nello scenario peggiore, ci riduce il valore aggiunto che siamo in grado di produrre di circa eh, l'1%. La Cina, che anche qui appare abbastanza piccola, non l'ho evidenziata, però a differenza della Russia... È passata dal 2010 all'ultimo anno disponibile, il 2018, ha raddoppiato la sua quota sul valore aggiunto dell'Unione Europea, mentre la Russia non l'ha cambiato affatto. Al contrario, per la Russia approvvigionarsi dall'Unione Europea è molto più importante. L'Unione Europea nella, nel valore aggiunto creato in Russia pesa molto, molto di più. E fatemi concludere con un focus specifico sul discorso delle, del, delle forniture di energia. Il motivo per cui, secondo molti analisti, nonostante stiamo sperimentando uno shock sui prezzi dei, del gas e del petrolio, questo shock non è così grave come alcuni temono, è che eh, la... Ehm, Dipendenza energetica dell'Unione Europea in generale negli ultimi anni è in tendenziale riduzione. Siamo su livelli molto più bassi rispetto a quello che è accaduto in corrispondenza per esempio degli shock petroliferi degli anni 70. Si usa molto meno energia per produrre un'auto, per costruire una casa o per costruire qualsiasi altro bene. Quindi l'assorbimento energetico complessivo è molto più basso. Se noi guardiamo l'assorbimento energetico negli ultimi anni. Quindi senza andare indietro come negli anni 70, vedete che c'è stato un trend crescente con la crescita di nuove tecnologie, con la crescita delle tecnologie di comunicazione. Questi sono settori che hanno assorbito più energia di altri, ma questo trend è già cambiato negli ultimi anni. Questo anche per via di specifiche politiche che vogliono ridurre. Eh, anche per ragioni ambientali evidentemente, l'assorbimento energetico di tutte le produzioni. È vero che ne allo stesso tempo l'Unione Europea è diventata, come vedete nel grafico di destra, meno autonoma nella produzione di energia e dipende di più dalla Russia nella produzione di energia. Però è vero che l'assorbimento di energia complessivo è andato scendendo. E uno degli effetti, secondo me, positivi della catastrofe che stiamo vivendo adesso, in realtà... C'è, fatemi concludere almeno con una nota di ottimismo. Una delle cose che la Russia è riuscita a fare in questo conflitto è dare una spinta molto forte al processo di transizione energetica dell'Europa. In Europa da molti anni si va discutendo della necessità del cosiddetto Green Deal, della cosiddetta trasformazione verso un approvvigionamento energetico più sostenibile e più ecologico. Ovviamente la transizione, come tutte le trasformazioni economiche, ha dei costi e quindi si tende a rimandarlo. Sbattere la faccia contro una situazione in cui gli approvvigionamenti energetici sono diventati difficili e più cari sta producendo una forte accelerazione in questo percorso. Queste sono eh, affermazioni del commissario per l'energia di ehm, una decina di giorni fa. Specificamente l'Europa ha deciso di investire per accelerare questo processo di transizione. Quindi sicuramente quello che abbiamo da dire sulle conseguenze economiche di questa situazione, per tacere delle gravissime conseguenze umanitarie, non è positivo, però appunto almeno un fattore che io credo eh, positivo. Spero porteremo a casa da questa esperienza che tutti avremmo voluto evitare e che forse cambieranno le politiche europee nei confronti del fabbisogno energetico. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille per questo quadro ampio e chiaro sulla, sulla situazione. Vedo che da casa ci sono delle domande. E quindi te le porgo al volo nel frattempo se qualcuno vuole fare domanda, adesso mi avvicino. Allora, la prima domanda uh, è questa: alla luce degli ultimi avvenimenti, quanto è probabile un default della Russia? E ciò cosa implicherebbe eh, per i suoi partner commerciali? Essendo il default conseguenza di una guerra, il Fondo Monetario potrebbe rifiutare di intervenire con un piano di assistenza finanziaria? Questa è la prima domanda, abbastanza articolata. E poi ce n'è un'altra. Che chiede per quanto tempo rimarranno le sanzioni dopo la fine della guerra? O verranno tolte subito e si rivenderà come se nulla fosse successo? Uh, grazie, domande impegnative. Allora, eh, la possibilità di un default credo che sia reale. Come dicevo, l'aumento dei prezzi credo che sia temporaneo e quindi l'accumulazione di riserve. Da parte della Russia non è garantito anche in presenza di prezzi dell'energia straordinariamente alti, quindi sicuramente il, la possibilità di default c'è. Come sappiamo, quando un paese fa default, le conseguenze non le paga solo lui, ma le pagano anche i suoi creditori, evidentemente. Quindi uh, un'ipotesi di default della Russia sicuramente non è um, qualcosa di positivo. E ehm. Um, Ritengo però, questa è la mia visione della cosa, per cui appunto perdere la Russia, nonostante in generale, nonostante non sia così importante nel quadro mondiale, come ho cercato di chiarire, perdere la Russia nel sistema degli scambi globali rimane una perdita: lo rimane in caso di default, lo rimane eh, quindi dal punto di vista finanziario, lo rimane in generale. Perdere la Russia è un problema per l'economia mondiale, non c'è nessun dubbio su questo. Ritengo però, personalmente, e questo sembra quello che pensano anche persone molto più autorevoli di me, che i costi anche sul fronte finanziario non siano insostenibili, cioè non si creerebbe una crisi finanziaria neanche lontanamente paragonabile a quella del 2008-2009. E I costi sarebbero quindi sostenibili e sicuramente più bassi di quelli di uh, lasciare mano libera a una guerra, di avere un proseguo del conflitto, avere uh, molte vittime e così via. Cioè, si tratta di costi sicuramente più sostenibili, insomma. E riguardo alle sanzioni, ecco, allora, le sanzioni eh, appunto vengono usate proprio con questa idea, fanno male ma fanno meno male delle vittime umane. Eh, eh, le sanzioni, eh, secondo me, quanto dureranno dipende molto dal risultato finale della guerra. Alcuni ipotizzano, per quanto forse non è probabile, un cambiamento di regime in Russia a seguito di questa guerra, allora in questo caso le sanzioni probabilmente verrebbero allentate, ma credo che molto dipenda dai da risultati della guerra. Le sanzioni per il momento appunto stanno mordendo meno di quanto forse alcuni pensano. Il potere cosiddetto degli oligarchi, che sono tra quelli eh, colpiti dalle sanzioni, se si parla con chi è veramente esperto di Russia, io non, non sono super esperta di Russia, devo dire la verità, mi occupo di scambi internazionali, ma conosco meno bene la situazione russa di altri, ma chi è molto più esperto di me di Russia dice che in realtà gli oligarchi non hanno tutto il potere che alcuni pensano che abbiano, quindi fare pressione su di loro per ottenere qualcosa da Putin serve fino a un certo punto. Quello che in realtà sembra essere più efficace è usare le sanzioni per colpire la classe media russa, che è quella che eh, sostiene appunto il potere di Putin. Però delle sanzioni che colpiscono la classe media sono delle sanzioni che fanno molto male a, a tutta la nazione. Quindi io... Penso che in caso di cambiamento di atteggiamento del governo russo e di cambiamento del conflitto, le sanzioni verrebbero modificate abbastanza rapidamente. Bene, c'è anche un'altra domanda, anche molto facile questa. Mm. Eh, la Cina avrebbe vantaggi economici in relazione alle sue catene del valore nel sostenere la Russia ponendosi come unico partner economico? Cosa cambierebbe nel panorama internazionale? Uh, allora, io credo che la Russia... Uh, ci perda dalla situazione attuale perché, come tutti i grandi attori economici, ci perde dall'instabilità. La Cina vuoi la, dire. Eh, Scusatemi. La Cina eh, non ha nessun interesse al fatto che il conflitto prosegua, perché eh, la Cina, come sapete, sta sviluppando tutta una serie di accordi commerciali nell'Asia centrale eh, per raccordarsi con l'Unione Europea, eccetera, eccetera, e quindi non ha nessun interesse ad avere instabilità in queste aree. Eh, sicuramente la Cina può avere dei vantaggi dal fatto che la Russia rompa i rapporti con l'Europa e si rivolga alla Cina per vendere eh, il suo gas, per approvvigionarsi di tecnologie. Questo può avvantaggiare la Cina, ma non la compensa di del rischio di perdere alcuni accessi al mercato europeo. Quindi uh, ovviamente la posizione della Cina nessuno è in grado di capirla fino in fondo, uh, soprattutto in questo momento, ma penso che uh, una piena partnership, una piena alleanza con la Russia non porti dei vantaggi sostanziali per la Cina, soprattutto se questo implica alienarsi pezzi di Europa e di Stati Uniti in popolarità esatto esatto bene ci sono domande, da, domande qui in aula no benissimo Lucia io ti ringrazio tantissimo siamo stati nei tempi perfettamente, se no correvamo il rischio di laurearci un'altra volta, <ride> perché ci sono le lauree tra poco. E quindi niente, grazie mille per essere intervenute e per aver fatto luce su questo tema così complesso. Grazie. Grazie a voi per l'invito, grazie davvero.